Carissimi amici della Poligonotomia, buona domenica. E allora oggi ho usato uno particolare perché oggi voglio salutare e purtroppo non posso essere all'evento per motivi di lavoro della sua inaugurazione della nuova bottega, Donato Ciniello di Carosmesi, che è grande protagonista del mondo della zona tradizionale italiana. E settimo torinese, quindi vicino a casa mia, che sono di Torino. Lui ha iniziato e poi è cresciuto tantissimo. Adesso ha aperto una nuova, enorme, grande, insomma, realtà, sempre a settimo. E sulla sua pagina di Sarcosmesi potete trovare, insomma, tutte le informazioni. Quindi oggi gireremo con prodotti suoi, prodotti che lui propone. Ma il rasoio è anche una novità perché è tornato nel panorama della rasatura, diciamo, tradizionale, con la di sicurezza, eccolo qua. Niente, niente poco meno che la Gillette. Gillette che propone questo è il pacco che arriva con Amazon, meno con Amazon, Heritage, che ha fatto già discutere molti tonsori, non è un rasoio che sono accettato, diciamo, con grande entusiasmo, anche se io credo che non sia una grande notizia il fatto che Gillette, ecco qua, ritorni in qualche modo, anche magari non come avremmo voluto, sul mercato della rasatura tradizionale. Non sappiamo se è un esperimento, non sappiamo se è un. Non sappiamo nulla di questa cosa qua, in realtà. E a un certo punto è venuta fuori questa cosa e ce ne siamo accorti, insomma. Confezione che ricorda molto quelle vintage, con la firma del signor Gillette, credo che sia questo, Heritage si chiama il rasoio. Lo apriamo e vediamo un libretto di istruzioni, perché con tutte le informazioni, tra l'altro anche molto corrette, perché si spiega esattamente che la scatola è prodotta, come dire, di Cincinnati, Gillette Procter & Gamble, Cincinnati. La scatola è prodotta in Cina, lamette che sono in pratica in Russia, e il resto penso negli Stati Uniti perché non c'è altra indicazione. Tutte le istruzioni, le indicazioni di come montare, come, no, perché chiaramente si rivolge anche a un pubblico probabilmente di veramente principianti, gente che non sa cosa sia il rasoio di sicurezza. Però vedete già questa scatola con il marchio storico, che potrebbe anche essere una buona soluzione per il viaggio, perché uno va in viaggio con la scatoletta, con. Allora, vediamo la testa, e questa è quella un po' discutere, un po', diciamo, molto simile se non identica a quella del Edwin Jagger e Muller 89. Questo è un po' il discorso. Il manico, invece, eccolo qua, leggero, un manico diverso, cromato, giletto. Allora, noi lo proviamo con le sue lamette originali, delle Gillette Platinum, che. Eccole qua. E mettiamo subito la lametta nel rasoio. Quindi top di gamma per le lamette Gillette. E andiamo subito a inserirla nel rasoio. Ho fatto un po' di pasticci, adesso la aggiusto. Ecco qua. Andiamo a avvitarlo. Direi che è bilanciato perché il manico è leggero, la testa si compensa, insomma, il rasoio è ben bilanciato, è molto, molto grippante, vedete questa zigrinatura. Costo mi sembra sui $35-36, adesso non mi ricordo più bene. Eccolo qua. Gillette, il ritorno di Gillette nella rasatura tradizionale. Come ce la daremo? Allora, il pennello, mi hanno detto tutto di Donato Ciniello, Sarcosmesi, eccolo qua, il metallico, misto maiale tasso, colore bluette, alluminio, e crema alla barba, qua, dell'aftershave. Uno degli particolari ho scelto per omaggiarlo in questa giornata importante per lui,
perché è un po' diversa dalle altre che fa di solito, la mandorla senza, molto molto semplice, un inci molto molto lineare, mezzo chilo e edizione limitata questa qua. Io scelsi la 46 in onore di Valentino Rossi che oggi corre a Valencia e non parte bene purtroppo, però speriamo che recuperi qualche posizione, dai. Allora, apriamo la mandorla, eccola qua. Qui prima di finirla ci vogliono 3 vite. Sciacquiamo il viso. E andiamo a prelevare con il pennello metallico. Andiamo un po' a bagnare e a strizzare la nostra mandorla di Donato. Questo misto maiale tasso, devo dire, molto molto efficace, uno dei miei pennelli preferiti, ancora di più del tasso, perché unisce la robustezza, diciamo, chiamiamola robustezza del maiale, alla delicatezza del tasso. Direi che prelevato abbastanza, questo proprio non fa prigionieri. E come lo montiamo? Visto che è mattina fresco, quasi invernale, nello scatter già scaldato, inglese, Wood Steve Woodhead, ceramiche Steve Woodhead. Guardate che fuma, vedete che fuma? Si vede? Il rumore. Già in pregusto. Sembra una tazza di tè inglese. Vedi, c'era la mandorla di Donato. Il montaggio con questo scatter è formidabile. Steve Woodhead, l'ho preso su internet, sul suo sito. Chiaro che non è regalata, ma molto comoda e pratica. Scalda nel microonde. Allora, Gillette, dai, vediamo se sei tornata ai vecchi fasti. Beh, la testa, ragazzi, qui per lei, eh. Molti hanno criticato questa scelta e beh, anch'io mi sarei, come dire, avrei preferito che la Gillette ci avesse riproposto nelle sue mitiche teste a farfalla. Però, mai dire mai, no? Chissà che Gillette non abbia voluto testare il terreno di un mercato che è sicuramente in forte espansione. Quindi Gillette, Extracosmesi che apre una nuova bottega, quindi una natura straordinaria, straordinaria.
Ecco qua. Beh, d'altronde il rasoio, ragazzi, questa scelta qua è storica, non è che facciamo fatica a trovarci. Bagno ancora il viso, vado nei due giorni, rianimiamo, ma qui la tiene quasi fumo ancora, guardate che roba. Non c'è mica tanto bisogno di rianimarla, perché anche il calore però sul viso è fantastico. Le mattine fredde come questa, e andiamo di obliqua. Cotina. E anche l'obliquo. Abbiamo fatto, già siamo a posto, ma noi facciamo un contropelo anche solo per sentire ancora la mandorla calda in faccia. Grazie, una scatola che continua a fumare, come volete vedere. Spero, non so se si vede, ma si vede che fuma. Steve Woodhead, testa di legno. Morbido, questo pennello tasso maiale. Allora, perché Extra Cosmesi ne aveva fatto un altro, che ho, che era un po' più pungente, era rosso, è rosso perché ancora non è che... Questo invece è molto morbido. Allora, contropelo. Passate lunghe, ben distese. Che non stressano la pelle. BBS.
assolutamente. Eccoci qua. Allora, capiamoci. Capiamoci bene. E tamponiamo, ci puliamo, perché sennò poi Luca mi critica e non solo lui, che la mia maglia della barba è sporca e non facciamo arrabbiare mica appena fatto la doccia. Allora, quindi abbiamo usato due prodotti adesso di Exocosmesi, dopo barba, ma io ho voluto prenderne uno dei miei preferiti, che è il vetiver. Eccolo qua, il vetiver. Vetiver che è molto particolare, non è un vetiver classico secondo me. Mischiamo gli oli essenziali come in tutti i devo barba o le toilette tra l'altro. Quindi anche vedete come si mischiano l'effetto torbido di Exocosmesi. Io lo apprezzo molto questo vetiver. Eccolo qua, un po' sul collo, visto che sono in toilette. Ottimo. Allora, tiriamo un po' le fila. Gillette Heritage, con la sua Platinum. Che dire? La testa è un déjà vu, evidente. Manico funziona, ma non è che, voglio dire, sia una roba particolarmente originale. Però, di buono c'è. La confezione che serve veramente per il viaggio e ricorda quelle vintage. E soprattutto la sorpresa che ci ha fatto girare di tornare la casa che più di ogni altra, sicuramente, ha investito sul multilama, torno con un rasoio double edge. Cosa vorrà dire? Non lo so. Lo scopriremo soltanto in futuro. Poteva essere meglio? Sicuramente sì, ma è una grande notizia che ci sia. Questo è quello che penso io. Non stiamo a guardare cosa avrebbero voluto fare. Intanto ci sono tornati. Bene. Cosa succederà in futuro? Non lo sappiamo. Mandorla. Classica. La pulisco intanto. Onesta, non ha, come dire, un inci estremamente lungo, ma io non so neanche cosa voglia dire l'inci, quindi non... Ha fatto un ottimo lavoro, non è troppo invadente come mandorla, eh? Cioè non è quelle mandorle che ti sanno tanto di pasticceria di Catania, per dire. È una mandorla che sa di mandorla, ma secondo me non è eccessiva, va bene, insomma. Poi il montaggio nello scuttle, è un montaggio che d'inverno al suo perché. Quindi è stato tutto un combinato disposto, ecco. Unito al pennello, che è uno dei miei preferiti, lo metto, ma sopra detto questo, non è perché lo dico, perché oggi che è la festa di Donato, perché è un pennello che unisce il tasso e il maiale e non punge. Ed è delicato, secondo me, sulla mia pelle, un bel backbone, ottimo ciuffo. E anche un bel manico, bello di metallo, bello, non so se si dice, anodizzato. Bene, allora, in bocca al lupo Donato, in bocca al lupo a tutti voi, e buona domenica, e ci vediamo prossima domenica con nuovi prodotti. Mi scuso con l'utente a cui avevo promesso la rasatura con il Rockwell 6S, ma ovviamente col Gillette non potevo esibermi, quindi sarà la prossima volta. Buona domenica,
Buona roba a tutti.